Facciamo squadra contro la violenza sulle donne e tante iniziative presentate questa mattina ad Ortona dal 20 al 27 novembre per dire ancora una volta no alla violenza. Tante iniziative annunciate nel corso di una conferenza stampa dove è stata occasione per fare anche un incontro di rete territoriale in vista appunto della giornata mondiale contro la violenza alle donne. L'importanza di questa rete, avvocato Lara Di Paolo, che è responsabile del centro antiviolenza Non Sei Sola di Ortona. L'importanza di essere unite. A Ortona, sul territorio di Ortona, esistono due centri antiviolenza dal 2012 che operano in sinergia per il contrasto alla violenza di genere con azioni mirate proprio alla salvaguardia della vita e del benessere della donna. In questa settimana siamo ancora più unite e insieme alla collaborazione di molte realtà del territorio ortonese, varie associazioni che hanno dato il loro contributo proprio per farci sentire in maniera ancora più incisiva e forte. L'importanza di una rete è fondamentale, in quanto noi da sole non andiamo da nessuna parte, quindi la collaborazione del Comune di Ortona, delle istituzioni, quindi dei carabinieri, delle scuole, delle realtà che si occupano anche di proporre delle attività ricreative proprio per il benessere della donna. Ma quali sono i dati in questo territorio di questo fenomeno? Sara Di Rado, che è presidente dell'Associazione Donne. Allora, innanzitutto quest'anno siamo molto contente perché grazie al forte lavoro di rete che abbiamo portato avanti insomma in questi anni riusciamo a dare un dato che è frutto della rilevazione a più voci, quindi una rilevazione corale non soltanto del lavoro dei centri antiviolenza ma di tutti gli attori e attrici della rete. Sul nostro territorio sono state 73 le donne accolte e che hanno svolto un percorso di uscita all'interno del centro antiviolenza, vittime di violenza prevalentemente psicologica ed economica da parte dei loro compagni di vita, quindi ancora una volta rileviamo il dato della violenza domestica all'interno delle mura delle case. Rileviamo anche il dato della violenza assistita, perché delle donne accolte più del 60% sono donne con figli, di cui la maggior parte minori, e la maggior parte delle donne accolte sono donne italiane. Questo ci fa riflettere anche sulla necessità di implementare i nostri servizi sul territorio per essere sempre più inclusivi e arrivare anche alle donne che italiane non sono ma che comunque subiscono violenza, perché si tratta di un fenomeno appunto trasversale. Marina Di Virgilio, gli appuntamenti sono tanti, ricordiamo il primo. Domenica 20 novembre a partire dalle ore 15 in un pomeriggio di sensibilizzazione alla Sala Eden di Ortona, dove ci saranno diverse realtà, il fil rouge è il collettivo delle donne e diverse associazioni si scambieranno in quel giorno degli eventi, attività, laboratori, e si conclude la giornata con la presentazione del libro Non siamo sole.